questione di breve periodo. Sono perfettamente d'accordo. È un processo storico al quale siamo impegnati e dobbiamo portare avanti, ma lo dobbiamo portare avanti concretamente. Su tre punti sostanzialmente. Il partito significa sviluppo di una teoria rivoluzionaria, sviluppo di una linea politica, sviluppo dei principi di organizzazione che dobbiamo aggiornare rispetto, è vero, il discorso partito di quadri, partito di massa, non il dilemma di quadri di massa, ma un partito di quadri, di massa, insieme. È giusto? Perché togliatelo, vedevi in contrapposizione all'esperienza di prima. Nemmeno si può dire oggi solo un partito di quadri. Deve essere un partito di quadri anche di massa, perché la società è cresciuta, perché a livello, diciamo, di assimilizzazione, di linea politica, di analisi, la stragrande maggioranza delle masse in grado oggi di discernere non sono le masse del 1903 quando Lenin scrive Che fare e così via di seguito. Quindi partito di quadri di massa, non in contrapposizione, e questo lo dice bene qua, questo, il libro a questo punto lo tratta bene, cioè che deve essere un partito di militanti e quindi... allora, una cosa è la teoria rivoluzionaria del partito, che poi sviluppa una linea politica, e nella linea politica ci devono essere non solo gli aspetti strategici, ma quelli tattici, e quindi i rapporti con le altre forze politiche. È giusto? L'unità delle sinistre, che non deve essere subordinata al partito, sono due cose che possono marciare parallele, ma ognuna ha la sua autonomia. Ma non solo l'unità delle sinistre, nelle battaglie che si fanno sull'acqua, su altre cose, ci alleiamo anche con, diciamo così, i nuovi qualunquisti, anche per dire Beppe Grillo, no? Sull'acqua sostiene una posizione corretta. E quando parla la Cina e difende il Tibet, io sono contrario a quella posizione, ma sulla, ecco, quindi per dire il partito deve avere anche questa grande capacità, elasticità di capire tutta la realtà complessa in cui viviamo, perché non c'è lotta di classe tra borghesia e proletariato come poteva sembrare una volta. Oggi la società è molto articolata sul piano sociale, tutte queste cose noi le dobbiamo far capire, mettere in evidenza. Quindi politica di alleanze, però saldezza nella figura, nei principi e in quello che veramente noi vogliamo costruire così tutto. E quindi, prima di tutto, ricostruire una avanguardia. Sono perfettamente d'accordo. Un partito di quadri e di militanti con influenza di massa. Sono perfettamente d'accordo e questo è trattato chiaramente. Infatti, questo è qua. Ecco, quest'altro aspetto qua, sto quasi per finire, lo faccio vedere. Ecco, le tesi di Lione sono un punto di partenza, è chiaro, importantissimo. Il marxismo-leninismo è un pensiero scientifico antidogmatico di un continuo sviluppo, d'accordo, perché è significativa anche oggi la discriminante rispetto al Lenin, d'accordissimo. Il contributo di Gramsci e degli altri, ho trattato questo argomento, non sono tutte e due la stessa cosa, bisogna vedere quelle che sono state le debolezze o gli errori sia teorici che pratici di Togliatti e metterli in evidenza. Quest'altro punto invece che vorrei sviluppare, il 229, nuove problematiche e sviluppo della teoria. In questo paragrafo c'è l'accenno al femminismo e all'ecologismo come due movimenti che si stanno presentando nella società ai quali noi dobbiamo, come dire, tenere conto e fare riferimento. Ora, questa mi sembra una posizione molto riduttiva. Perché? Perché il problema è di una impostazione ancora più grande, più vasta dello schematismo sia del femminismo che del cosiddetto ecologismo e così via di seguito. Noi dobbiamo capire una questione fondamentale che magari nel passato si trascurava perché non aveva assunto le dimensioni di oggi, ma oggi non si può trascurare. Il capitalismo si regge sullo sfruttamento della forza lavoro salariata, ma si regge anche sullo sfruttamento della natura. Sì. Certo. Queste cose già sono chiare nel pensiero di Engels, in Dialettica della Natura. Quindi non è che noi dobbiamo accettare l'ecologismo, è praticamente nel marxismo-leninismo già c'è, è che la dobbiamo sviluppare questa cosa. Questa cosa noi non l'abbiamo saputo sviluppare.
e noi la dobbiamo sviluppare da un punto di vista di classe, anziché da un punto di vista agnostico come la sviluppano i cosiddetti comunisti. Perché io già ebbi modo di scrivere più di 15 anni fa, quando nascevo sul movimento ecologista, eccetera, che questi ecologisti, e mi riferivo anche a un teorico, era l'americano Marcus O'Connor, l'ho scritto tra l'altro in delle riviste, no? Ecco, la funzione di questi ecologisti è quella che avevano i socialisti alla fine dell'Ottocento. Cioè non è che i socialisti non dicevano che non c'era lotta di classe, non c'era una differenziazione sociale, solo che pensavano che all'interno queste cose si potessero superare attraverso dei miglioramenti quantitativi e così via, di seguito rimenticativi, eccetera, eccetera. La rottura di Lenin con il socialismo riformista è che invece lui concepisce un partito strumento per trasformare la società e così via. Oggi noi dobbiamo proprio far capire questo, cioè gli ecologisti pensano che il problema si possa risolvere con dei miglioramenti, con rispetto all'ambiente, cioè, invece questo problema si risolve proprio quando si trasforma la società capitalistica. Ecco allora il discorso perché quando si parla dell'esperienza degli altri paesi che ancora si definiscono socialisti, bisogna tenere conto del livello di sviluppo raggiunto dalle forze produttive, che oggi è molto diverso da quello di 100 anni fa. E quindi noi non possiamo anche trattare queste cose con l'ottica di 100 anni fa, cosa dobbiamo trattare con l'ottica adesso senza, come dire, rinnegare, ripudiare tutto ciò che è la base della nostra teoria, perché la scienza è una cosa, il pensiero scientifico si costruisce mattone su mattone. Cioè, oggi nella fisica sanno spiegare molto meglio di quello che spiegava Archimede nel suo famoso principio. Ma non è perché c'è una fisica più sviluppata che il principio di Archimede non è più valido. Quindi il fatto che oggi noi dobbiamo arrivare a certa elaborazione, non significa che quello che è stato fatto nell'esperienza del cosiddetto socialismo che sia tutto sbagliato da buttare, perché ci sono dei passi necessari, che a volte si sbaglia perché non c'è l'esperienza e sbagliare è un fatto naturale, il problema importante è correggersi, così via dicendo. Quindi questo voglio dire, allora, per concludere, queste discussioni devono stimolare, come dire, il dibattito tra tutti quelli che hanno sottoscritto quell'appello, che anche altri hanno sottoscritto e vogliono partecipare, però per arrivare di volta in volta a degli obiettivi concreti, cioè di farlo maturare. È vero, non è un problema immediato, ma nemmeno un problema di lunga scadenza, quella della ricostruzione del Partito Comunista, non è un problema di settimane o di mesi, ma è un problema però che dobbiamo risolvere con i passi necessari, con i giusti passi, facendo capire a tutti quelli che possono essere. Si può anche sbagliare, poi uno si corregge, certo, se c'è il dolo come c'è stato di fondazione, allora è finita. Se vogliamo ricostruire un altro Partito Comunista per esercitare il dolo, e infatti la cosa importante che si dice nel libro è come stroncare il carrierismo. Il carrierismo si può stroncare in modi molto semplici, intanto che i parlamentari, se sono eletti, o i consiglieri regionali devono rappresentare, e quindi non c'è motivo che si crei la carriera su queste cariche e così via di seguito. Le cariche si possono alternare, una volta ci va il primo degli eletti, poi ci va il secondo degli eletti, e ognuno mantiene lo stipendio che aveva prima nella vita sociale, la differenza la dà al partito. Questa è la forma più elementare dell'autofinanziamento. Cioè, se io ho un certo stipendio come professore universitario e ho un livello di vita abituato a fare così, e ho delle relazioni familiari ormai instaurate in questo modo, per cui il mio stipendio se ne va in un certo modo, se vado a fare il deputato non è che mi devo arricchire con i soldi, devo continuare a vivere come sono vissuto prima. Dice, tutto il resto bisogna darlo al partito. Se uno fa, aveva un altro stipendio, è chiaro che deve, è quello stipendio, ci potremmo magari correggere se uno stipendio troppo basso, per dire, ma non deve essere un principio che deve essere come un fatto di elevazione sociale e così via di seguito. Fermo restando che chi va nelle istituzioni non deve stare in eterno, nemmeno i cosiddetti due mandati,
ci deve stare il tempo che il partito ritiene opportuno. Se ritiene opportuno ci sta un anno, ci sta un anno. Se ritiene opportuno che ci deve stare 4 anni, ci sta 4 anni. Le eccezioni si possono fare, è chiaro, per il leader supremo, se ci sarà un giorno il leader supremo, ma fino adesso la storia ha dimostrato di fondazione che il leader supremo non è stato nessuno. È giusto, perché il Bertinotti è stato portato ad un'operazione squallida che ha fatto Cossutta. Dobbiamo dire le cose come stanno. E cui Lucio Mario ha fatto una specie di intermediario, perché io me lo ricordo, Bertinotti non ha voluto aderire al partito all'inizio, pur essendo lui nella corrente, era contrario alla Bolognina, perché diceva il partito del 3% non ho che farne, e così via dicendo. E poi viene a fare il partito, si iscrive alle fondazioni, non si iscrive alle fondazioni, si iscrive al segretario delle fondazioni, che ci passa sulla testa tutti quelli che eravamo nel comitato politico, che a un certo punto nel dibattito sulle tese ci vediamo che questo è già alla presidenza e faceva, aveva la veste di quello che coordinava il dibattito e diceva l'ultima parola. Ma che dopo, cosa ci ha messo? Cioè, parliamoci chiaro. Scusa, il presidente del partito, Cossutta, c'era stata la crisi di Garavino, così via di seguito, no? Infatti io ho votato contro per le dimissioni di Garavino, ho votato il documento Cossutta in Bertini in quell'occasione, perché il disegno di Garavino era quello che poi ha accettato Cossutta 10 anni dopo. Cioè, quello di dire, va bene, cerchiamo di fare una unione, così una federazione, un'unità, quando è passato quel famoso referendum reazionario, quello semi-occhetto, così via di seguito, tanto per essere chiari. Quindi lui è stato messo là perché c'è stata un'operazione di vertice che Cossutta ha portato avanti e che poi si è ritolto anche contro di lui a livello personale, cioè, ma queste cose non mi interessano. Quindi l'elemento che volevo sottolineare la discussione è che dobbiamo entrare però adesso nelle tematiche, non basta nel mezzo. Okay.